L'attacco dei Marines alle isole di Saipan e di Guam con i lanciafiamme e con le bombe a mano. E poi il grande balzo verso le Filippine con il generale Douglas MacArthur. È l'anno 1944 e in Giappone vive una bambina italiana di 7 anni che si chiama Dacia Maraini. Dacia Maraini, buonasera. Buonasera. Tu torni adesso da Pearl Harbor. Com'è Pearl Harbor adesso? Ma un'azienda turistica, un'enorme azienda turistica, però devo dire brulicanti di giapponesi, quindi ancora questo connubio giapponese-americano resiste. Ecco, senti, tu avevi soltanto 7 anni, ma 7 anni si può capire molto di quello che ci circonda. Tu cosa ricordi di quei mesi nella guerra in Giappone? Ma sai, quel 44 era proprio l'anno del campo di concentramento, quindi ricordo la fame, le bombe e i terremoti. Devo dire che erano questi tre nemici che. E il peggiore erano i terremoti perché non si facevano annunciare, mentre le bombe si annunciavano. Io mi ricordo che stavamo lì a guardare proprio gli aerei che si vedevano, le bombe che venivano giù e che non si sapeva bene se sarebbero crollate un po' più, ma se le vedevi scendere. Io mi ricordo questa precisa Ti è rimasta impressa. immagine della discesa della bomba che poi portava rovina, morte. Era abbastanza, erano dei momenti terribili, quelli che precedevano la caduta della bomba. Senti, i giapponesi in Giappone, ecco, come erano durante la guerra? Come si comportavano, diciamo? Ma guarda, io dividerei i guardiani, per esempio, del campo di concentramento e tutto l'apparato militare erano fanatici, erano crudeli. Noi, per esempio, ci consideravano traditori e ci trattavano malissimo, ma proprio con sadismo. Mentre, per esempio, i contadini che stavano intorno, io qualche volta scappavo in mezzo ai fili spinati per andare a lavorare in mezzo ai contadini che facevano la seta, i bachi da seta, no? Io ero bambina, mi facevano lavorare i bachi da seta, poi alla fine mi davano un uovo, un po' di riso. Beh, invece questi contadini erano molto, devo dire, molto addolorati della guerra, erano persone molto normali, non avevano nessun fanatismo. Grazie ad Acia Maraini e adesso vediamo insieme questa terribile puntata di grandi battaglie, la battaglia delle Marianne. Nel 1944 la guerra del Pacifico è a una svolta, ma ricapitoliamo insieme i fatti delle puntate precedenti. Il 7 dicembre 1941 c'è stato il proditorio attacco dell'aviazione giapponese contro Pearl Harbor, nelle isole Hawaii, sede della flotta americana del Pacifico. La squadra navale giapponese al comando dell'ammiraglio Nagumo è composta da 6 grandi portaerei. Il comandante in capo della flotta giapponese, grande ammiraglio Yamamoto, attacca di domenica perché conosce la consuetudine americana di far rientrare tutte le navi e i marinai alla base per la festività. La città di Honolulu dorme nella calma di quel giorno di festa, al sicuro dietro le difese costituite dall'esercito e dalla marina.
L'attacco avviene senza dichiarazione di guerra alle 7:40 del mattino di quel 7 dicembre, che sarà ricordato dagli americani come il giorno dell'infamia. Vengono colpite tutte le corazzate americane, ma incredibilmente si salvano tutte le portaerei che il comando americano ha tenuto a largo. Qualcuno sospetta che il presidente Roosevelt sia al corrente di questo attacco che colpisce l'orgoglio e la dignità del popolo americano e lo convince della necessità di scendere in guerra contro il Giappone, la Germania nazista e l'Italia fascista. L'aviazione navale giapponese imperversa per ore sulle installazioni aeree e navali di Pearl Harbor. Alle 9:45 l'attacco è finito. 2.343 piloti e marinai americani vengono sepolti. In America l'indignazione contro i giapponesi cresce ogni giorno di più. Nel grande scacchiere dell'Oceano Pacifico, il 1945 è l'anno dello scontro finale fra americani e giapponesi. Già nel 1942, con l'attacco alla base americana di Midway, i giapponesi subiscono una grave sconfitta. Alle 10:26 del 4 giugno 1942, la portaerei ammiraglia Akagi viene colpita al ponte di volo e al deposito Siluri. Una grande esplosione e l'Akagi è perduta. Un minuto dopo gli americani colpiscono la portaerei gemella Kaga. Il comandante Yamajimoto, spada in pugno, cola a picco con la sua nave, cantando l'inno nazionale. Dopo un altro minuto la portaerei Soryu viene colpita e si inabissa con tutti gli aerei e con tutto l'equipaggio. Dopo due ore affonda anche la quarta portaerei giapponese, la Hiryu, completando la vittoria degli americani a Midway, che invertirà le sorti della guerra nel Pacifico. I piloti giapponesi, non avendo più portaerei, devono scendere in mare e spesso annegano. ...5 giugno, ore 2:55. Il grande ammiraglio Yamamoto ordina la ritirata a tutta la flotta imperiale. Senza aver potuto impiegare le corazzate e nonostante la sua grande superiorità di fuoco, Yamamoto deve invertire la rotta, essendo rimasto completamente senza appoggio aereo. La battaglia di Midway è terminata. La battaglia contro i giapponesi si estende anche all'estremo nord.
Le isole Aleutine si trovano nella zona settentrionale dell'Oceano Pacifico e formano una catena che si estende per circa 20.000 chilometri dalla penisola dell'Alaska verso la Siberia. Nei primi giorni del giugno 1942, i giapponesi cercano invano di conquistare Midway e Dutch Harbor. È un'operazione messa a punto con l'obiettivo di creare una frattura nella difesa navale americana, dalla quale dipende la sicurezza dell'Oceano Pacifico. Alla fine del mese di agosto del 1942, un consistente distaccamento di americani sbarca su un'isola a qualche centinaio di miglia di distanza da Dutch Harbor e a 2 ore di bombardiere dalla base giapponese di Kiska. Il nome di quest'isola è Adak. Adak è più vicina al Giappone di qualsiasi altro avamposto americano. Le navi americane tengono i sottomarini giapponesi sotto controllo. Le truppe arrivano ad Adak da ogni parte. Compiono viaggi che possono durare una settimana come un mese, a seconda delle condizioni del tempo. La zona nella quale è stato organizzato il campo d'aviazione era una laguna naturale creata dalle maree. Gli ingegneri dell'esercito hanno costruito una pista in acciaio, saldando i pezzi prefabbricati nelle acciaierie americane. Ad Adak si mescolano soldati che provengono da tutte le parti degli Stati Uniti. Questo è il centro fotografico del servizio informazioni. Il compito è quello di indicare la rotta ai bombardieri, segnalando le difese del nemico, le installazioni e le mimetizzazioni. Tre B-24 e un B-17 si dovranno portare sul bersaglio. Il secondo stormo sgancerà bombe da mezza tonnellata sull'area dell'accampamento. Il terzo stormo dovrà distruggere gli hangar con bombe da 200 kg. La squadriglia procede verso Kiska. Ci vuole all'incirca 1 ora e 3 quarti da Adak a Kiska. Davanti al vulcano di Kiska, ogni stormo si sposta all'altitudine designata, in preparazione per la fase del bombardamento.
Le bombe americane colpiscono il bersaglio. Gli hangar di Kiska vengono bruciati e distrutti. Sono partiti 9 bombardieri e 9 fanno ritorno. L'azione coordinata di aerei, navi e mezzi da sbarco portano i fanti di marina americani, i mitici Marines, alla conquista di migliaia di isole nel grande oceano. Il 15 giugno i Marines sbarcano a Saipan, nelle Marianne. Chi non si arrende finisce bruciato o dilaniato. Si suicidano il comandante Saito e il comandante della flotta, ammiraglio Nagumo. Il 24 luglio gli americani riconquistano Guam e ricostruiscono la base aerea per bombardare Tokyo. Prossima tappa, l'attacco alle Filippine. Il 20 ottobre 1944 a Leyte i giapponesi perdono 3 corazzate, 4 portaerei, 9 incrociatori. L'attacco alle Filippine viene diretto personalmente dal generale MacArthur. La marea americana non ha più argini. A Iwo Jima, nel febbraio del 1945, i Marines, meglio armati e coperti da un fitto cannoneggiamento navale, conquistano l'isola e vi piantano la bandiera stellata. Dalle 15 nuove portaerei americane partono all'attacco i nuovi caccia Hellcats, che abbattono centinaia di caccia giapponesi. Alcuni aerei danneggiati dal fuoco nemico hanno difficoltà ad atterrare. L'abilità dei piloti è messa a dura prova. Ma anche questo pilota alla fine scende con disinvoltura. Bellezze al bagno con Esther Williams è uno dei film preferiti dai combattenti del Pacifico, che non vedono una donna da mesi. Durante i lunghi viaggi di trasferimento, piloti e marinai si rilassano e possono utilizzare tutte le comodità offerte da una grande portaerei. Adunata sul ponte, il capitano è stato promosso ammiraglio e il nuovo comandante arringa l'equipaggio. Marinai, tra poco si leva l'ancora. Questa portaerei fa ora parte della squadra navale 58. Come sapete, la nostra ultima destinazione è una località chiamata Tokyo. La lotta per arrivarci sarà ancora dura, ma quando getteremo l'ancora a Yokohama, vi inviterò tutti a una festa.
navi della flotta americana si dirigono a tutta forza verso il Giappone. In attesa delle prossime battaglie c'è chi si riposa e chi inganna il tempo chiacchierando con gli amici. Il cinema di bordo è sempre strapieno. I film di Hollywood fanno dimenticare la guerra e riportano ai soldati un po' d'aria di casa. New York, New York, a wonderful town. The Bronx is up and battering now. The people riding all around. New York, New York, it's a wonderful town. Shout hallelujah, come on, get happy. You better chase all your cares away. Anche Judy Garland canta per i soldati. Get ready for the judgment day. Marzo 1945. La flotta si dirige contro uno storico obiettivo, l'isola di Okinawa, nel sud del Giappone. La battaglia di Okinawa sarà una delle più dure e sanguinose della Seconda Guerra Mondiale. Fanno parte della squadra americana i nuovi incrociatori, le nuove formidabili corazzate e le navi trasporto con a bordo i Marines, che si preparano a un nuovo attacco anfibio. Sugli aerei vengono caricate le bombe da mezza tonnellata. Ci sono anche i proiettili razzo, che hanno l'effetto di una granata da 75 e, pesando poco, possono essere lanciati dall'aeroplano. Alla vigilia della battaglia, i piloti hanno l'ordine di lavarsi bene per diminuire il pericolo di infezioni se saranno feriti. La vigilia si prolunga. Comincia la solita attesa. Cuochi e camerieri lavorano tutta la notte per preparare la colazione dei piloti delle 6 antimeridiane. E finalmente suona l'allarme. Attacco nemico. Gli aerei siluranti giapponesi provenienti da Okinawa si avventano a fior d'acqua contro le navi americane. Si accontenterebbero di un solo colpo sul ponte della portaerei con 90 aeroplani carichi di benzina e di bombe. La reazione americana è durissima. 19 aerei giapponesi vengono abbattuti. Ogni chiazza di fuoco è un aereo giapponese che brucia.
Non una sola portaerei americana viene colpita. La fortuna ha assistito gli americani. Ora comincia per loro una prova decisiva. Adunata piloti. Sono quasi 2000 gli aerei americani che partono all'attacco, gruppo dopo gruppo. Gli attacchi si fanno sempre più violenti e sempre più vicini al cuore del Giappone. Nella cabina radio si cerca di seguire l'avvicinamento degli aerei giapponesi, che comprendono anche gli aerei suicidi, i kamikaze. Questi film, girati dagli aerei americani, servono a valutare i danni che essi infliggono agli aerei nemici e alle basi giapponesi a terra. Mentre gli aerei tornano a fare il loro carico di carburante e di bombe, la parola passa all'artiglieria navale. Un formidabile tiro di distruzione prepara lo sbarco americano ad Okinawa. Sono qui non solo le navi più moderne, ma anche alcune vecchie corazzate, come la Pennsylvania. Malamente colpiti, alcuni degli aerei americani tentano coraggiosamente l'atterraggio. L'ufficiale di atterraggio della portaerei deve saper valutare non solo la velocità, ma anche i danni subiti dall'apparecchio che ritorna. Le squadre di soccorso, i pompieri, gli infermieri gareggiano in atti di eroismo. Il pilota di un aereo silurante non è riuscito a sganciare il suo carico incendiario, che sviluppa un calore di 3000 gradi, e nel serbatoio ci sono 300 litri di benzina. Gli uomini sfidano un grande pericolo per salvare i loro compagni. Sotto coperta, i piloti, esausti, vengono interrogati. Cosa hanno visto? C'era nessuna portaerei nemica? Sono sicuri che si trattava di aerei basati su portaerei? Dalla cabina radio arriva una cattiva notizia.
Aerei nemici provenienti da una portaerei si dirigono contro di noi. Suona l'allarme e tutti i piloti corrono ad imbarcarsi sui loro aerei. Anche il capitano Dickey si prepara all'azione, con Peggy, la mascotte. I servizi segreti della Marina preannunciano l'arrivo dei kamikaze. Eccoli. I kamikaze saranno i protagonisti della battaglia di Okinawa. La battaglia si sta concludendo. Un aereo silurante giapponese ci sta venendo addosso, ma le mitragliere americane uccidono il pilota, che non fa in tempo a sganciare il siluro. Qui con noi è ancora Dacia Maraini, che allora bambina era in Giappone. Ecco, com'era la vita in Giappone? Fra i bambini giapponesi, cioè cosa ricordi di allora? Beh, nel campo non c'erano bambini, però ogni tanto io scappavo l'intorno e trovavo dei bambini contadini. Devo dire che erano bambini particolarmente saggi. La guerra ha creato dei bambini che in fondo non conoscevano molto la spensieratezza. Eravamo dei bambini drammatici con molta saviezza. Io infatti avevo l'impressione certe volte di essere più savie dei miei genitori, mi sembrava di doverli proteggere, di doverli coccolare, difendere, consolare, più di quello che invece dovevo essere io a chiedere, no? Protezione, difesa. Questo era un po' l'atteggiamento, secondo me, dei bambini della guerra. D'altronde gli adulti si sono comportati in maniera meno saggia dei bambini. Abbiamo avuto questa guerra terribile, la Seconda Guerra Mondiale, con 40 milioni di morti.